Ok, Alessia, ammettilo, ci siamo perse. Ma c'è davvero una casa abbandonata! Qui la faccenda è davvero brutta. Oh mio Dio, ma quanta è piena cacca. Di cacca! Cioè, qui è successo qualcosa, ragazzi. Come se qualcuno l'avesse lasciata di fretta e furia questa casa. Forse è qualcuno che voleva ucciderli! Vi racconto la vera storia di Halloween. Dai, ma che spaventi! Di una zucca, una zucchina! Non lo trovo affatto divertente. Sbeffeggiandomi, mi permessa di entrare anche nella tua testa. No, voi non andrete da nessuna parte. Moriremo qui. Troveranno i nostri corpi e scambieranno le nostre ossa per ossa di pollo in questo posto sperduto. Non le usa prima il mostro come stuzzicadenti. No, dobbiamo andarcene. Io non voglio diventare il suo spuntino. Aspetta, Sonia, un attimino, riflettiamo. Allora, a te cosa ha detto il mostro? Non lo so, mi ha sussurrato tutta la notte nelle orecchie e voleva che... Non te lo posso dire, sennò quello lì mi uccide. Sonia? Parla, altrimenti sarò io ad ucciderti. È stato lui a volere che ti facessi quello scherzo bruttissimo di ieri notte. Il mostro ti ha detto di farmi uno scherzo? E che ne so, qui la mente malefica è lui, mica io. Aspetta, ha detto un'altra cosa. Cosa? Aspetta, non mi sto ricordando. Dai Sonia, concentrati, parlo! Ah sì, ha farfugliato qualcosa del tipo lo farei io se potessi, una cosa così. Ma te cosa ha detto? A me ha detto soltanto che gli ho reso più semplice entrarmi nella testa. Ma come? Cosa ho fatto? Ma infatti, noi non abbiamo fatto niente. Ragazzi, non lo so, voi avete notato qualcosa? Fate così, andate a guardare la playlist del mio nel suo canale e diteci se notate qualcosa che a noi è sfuggito, perché davvero tutta questa storia non ha senso. Alessia, dobbiamo trovare un modo per scappare. Possiamo provare a scavalcare il cancello? Sì, ok. Nulla da fare. Certo, sarebbe tutto più semplice se non fossimo alte un metro e una vigorso. E allora, dai, dannata recinzione, ci deve essere un buco, no? Ma vuoi dirmi che in una casa abbandonata c'è una ringhiera perfetta? Cioè, non ci credo. Topolini, invece di fare soltanto la cacca in giro, potreste per favore mangiucchiare la ringhiera? Beh, sì, sarebbe molto gradito. Potete provare con ogni mezzo ad uscire da qui. Peccato che ci sia soltanto un modo per uscirne vive. Quello che ho scelto io. Sonia, l'hai sentito? Sì, l'ho sentito, ma tu hai sentito che ha detto uscirne vive? Ho preferito non far caso a quella parte, per favore. No, adesso questo mostro mi sente. Sonia? Ehi, tu! Che cosa sei? Che vuoi da noi? Vorresti dire che sei? Sonia, mostra un po' di rispetto che magari ci fulmina! Signor mostro, chi saresti tu di grazia? Lo capirete presto. Intanto, se ci tenete la vostra pellaccia, dovrete bere una pozione per dimostrare il vostro coraggio. Senza zuccheri e veleni aggiunti, giusto? Perché noi qui saremo un attimino a dieta. Io sono altamente intollerante al cianuro. Questo dovrete scoprirlo voi. Ah, che significa? E dove lo troviamo questa pozione? Forse in cucina? Ah, esattamente dove? Frigo, frighino. Qui abbiamo un lavello con uno sportello. Ma nessuna traccia di un frigorifero. Ma questi sono scappati di fretta e furia e si sono portati il frigo dietro. Cioè, così sono scappati. Effettivamente non ha molto senso. Sonia, che ci fai seduta lì? Magari ce lo porta come aperitivo. Sì, certo, come aperitivo, contaci. Hai visto? Bastava ordinare. A few moments later. Cos'è questa cosa? Ma sembra sangue. Anche un po' putrefatto. Alessia, e ora come stabiliamo chi dovrebbe berlo? Facciamo carta, forbice o pietra? No, io a quello perdo sempre. Al massimo facciamo pari o dispari. No, tocca a me berla, perché se non fosse stato per me tutto questo non sarebbe mai successo. No, Sonia, tocca a me in realtà, perché se ti avessi creduto ieri sera saremmo già andate via. No, Ale, la devo bere io, così almeno una delle due si salva e può chiamare aiuto. Esatto, la bevo io e tu esci a chiamare aiuto. Sai che c'è? Lo facciamo insieme. 3, 2, 1. Ma perché non si muove? Ma che è? La spada nella roccia? Temo che si possa alzare solo dopo che la bevi. E come la beviamo se non si può alzare?
Beh, un modo c'è. Hai presente quella cosa lunga con un buco al centro che si mette in bocca? Il tappo di una penna. Ma che ti serve scrivere adesso? No, Sonia, non il tappo di una penna, una cannuccia. Ah, giusto! Beh, peccato che non ne abbiamo. Dove la troviamo qui una cannuccia? Beh, fortuna tua, io sono venuta attrezzata e quando ho portato i biscottini ho preso per noi anche due succhi di frutta e quindi c'è una cannuccia lì. Alessia, sei un genio! Lo so, grazie. Eccola! Ta-da! Adesso provo a svezzarla. Ma come fai? Ce l'ho fatta? Fa davvero impressione. Se esce qualcosa di malvagio. Okay. Niente. No. Fa davvero impressione, ragazzi. Secondo voi cos'è? Scrivetecelo qui giù nei commenti. Secondo me è sangue putrefatto. Sapete che vi abbiamo voluto bene. Ricordateci guardando i nostri video quando moriremo. Ok, vai. 3, 2, 1. Non è male. Oh, no, che c'è? Ne ordino un altro. Finito. Ma c'è qualcosa in fondo? Cosa? Oh, ma sono riuscita a prenderlo. Ma quanto pesava quel liquido? Cioè, ma era un incantesimo. Un broccolo? Non è un broccolo, è un albero. Beh, di alberi qui ne abbiamo in abbondanza. Cosa dovremmo farci? Ale, ma che fai fissa lì? Forse vuole che gli raccogliamo le olive. Ah sì, sfruttiamo le due ragazze youtuber. Guarda, c'è qualcosa lì. Su, dai, arrampicati. Ehi, ehi, ehi. Chi l'ha stabilito che debba salirci io lì sopra? Beh, io, dal momento che tu ci hai messo in questo pasticcio. Ah, non perché sono la più agile? No, perché così se qualcuno si deve rompere una gamba, quella sei tu. Così se mi rompo una gamba sarei costretta a portarmi in braccio tu. C'è la croce. Vuole che giochiamo a zero per? Ah, dammi qua. Questa è una mappa. Probabilmente la dobbiamo seguire per trovare qualcosa. No, io mi perdo pure con Google Maps. Considerando che il mare è di là e gli alberi sono qua, secondo i miei calcoli dobbiamo andare di là. Alessia, forse la mappa ci indica di andare in quella casa abbandonata. No, Sonia, basta case infestate, per favore. Beh, si sa che il fantasma del vicino è sempre più buono, no? No. One eternity later. Stiamo girando da 20 minuti. Mi sa che i tuoi calcoli non sono per niente esatti. Vedi, qui c'è tutta terra, di qua c'è il mare, di qua c'è gli alberi, quindi deve essere in questa zona qui. E la croce è esattamente al centro, quindi noi ci siamo praticamente sopra nel punto. Alessia, non vedi anche tu che qui la terra è un po' smossa? Non è che ci è seppellito qualcuno? Mi auguro proprio di no. Però secondo me dobbiamo sollevare un po' quei sassi, quindi fatte l'onore. Cosa? Chi l'ha stabilito che debba essere io a sollevare il sasso? Beh, ci hai messo tu in questo pasticcio, quindi... Ah, non perché sono la più forte. No. Io direi che devi andare su quelli un po' più grossi adesso. C'è qualcosa. Che cosa? Sembrava tipo una chiave. Una chiave? Sì. Vediamo, solleva di nuovo. La poteva mettere sotto il tappetino come fanno tutti quanti. Eccola qui. Ma è proprio una chiave. Certo, ci poteva lasciare qualcosa di più utile, tipo un bazooka. Ma no, Sonia, non capisci, è proprio una chiave. Forse può aprire il cancello. Hai ragione, Alessia. Andiamo a provarla subito. Forza. Magari riusciamo a scappare da qui. Ragazzi, questa è la nostra unica possibilità.